Buongiorno a tutti! Ho la mano bloccata così perché così non trema, insomma, faccio da cavalletto. Scusate, la mise, sono bruttissima, gonfissima, struccatissima, però era doveroso fare questa anteprima video perché vi mostrerò in questo video la postazione make-up, che è una postazione piena di trucchi. Ci tenevo assolutamente a dire che non è necessario avere tutti i trucchi che ho, però io li colleziono. E poi è il mio lavoro, cioè io lo faccio proprio di lavoro, quindi sono tutti investimenti che io faccio. Infatti, diciamo che la maggior parte dei trucchi che vedete nel video li ho acquistati, altri me li hanno mandati varie aziende per collaborazione, per farsi pubblicità, diciamo così via, per farmeli testare e tutto. Collaboro attualmente con Neve Cosmetics e Nabla, lo sapete. E in passato ho collaborato anche con altre aziende di smalti, anche di trucchi random, nel senso che mi hanno inviato i prodotti, poi non me li hanno inviati più perché comunque fanno solo questo, oppure non gli sono piaciuti i miei video, boh, non lo so perché. E spero che il video però vi sia utile per quanto riguarda la postazione. E niente, io vi mando un bacione, spero che questo video vi sia utile e che vi piaccia. Video super richiesto, quindi spero di sì. Commentate, ditemi se avete pure dubbi, io nell'info box vi inserisco tutto. Entrando verrete colpiti da questo separé che nasconde la mia postazione di video e diciamo questo macello di roba che c'è qui sopra che devo mettere a posto, quindi scusate, scusate che fa schifo. Anche qui c'è un macello di roba. Ciao, questa è la mia scarpiera. Una parte della scarpiera perché l'altra ce l'ho in bagno, non c'entrano tutte le scarpe. Qui sì, tutto a posto. Poi abbiamo il tapis roulant che attualmente è fermo da qualche mese perché sì, lo devo rimettere un attimino in moto. Qui abbiamo la postazione video che già avete visto abbondantemente. Qui abbiamo il nostro bel tappeto peluscioso dove faccio le foto perché ce l'hanno tutti e lo devo avere anche io. Io ho già fatto un video sulla postazione video. Qui abbiamo il mio bel lettone, la TV, fili ovunque, e sì, fili ovunque. E poi abbiamo la postazione, quasi tutta da Ikea. La ballerina è un ricordo di Sonia Alessia, come anche la stella marina, perché ho fatto un body painting insieme a Sonia, dove abbiamo fatto il secondo posto, era un concorso e quindi mi sono tenute le stelle marine. Questo invece è il ricordo di Clio quando sono andata a Milano a truccare per lei. Nel vecchio video vi ho già spiegato che ho fatto due tipi di luce, luce fredda e luce calda, che accendo tutte e due quando devo fare le prove trucco, perché appunto si raggiunge un'ottima stabilità avendo entrambe le luci. Diciamo le luci queste qua a pallina le ho prese da Ikea, mentre il LED da Leroy Merlin. Ma iniziamo da qui. Qui ho le face chart delle spose che mi hanno confermato. Qui i pennarelli vari, e vabbè, è un disastro dover fare una cernita. E qui invece ho tutti i rossetti. Questo era un espositore smalti che mi hanno regalato. Anche qui ho ricordi ovunque. I rossetti ho. Questi sono tutti i rossetti Nabla. Alcuni me li hanno inviati, altri li ho comprati io. I rossetti Melt, qua abbiamo una tinta labbra che non ci azzecca qui, però va bene, dell'Yves Saint Laurent. Questi sono i nuovi rossetti matte di Bioniche. Poi abbiamo Wet n Wild, Kiko, Neve Cosmetics, altri rossetti di Bioniche però più luminosi. Poi abbiamo tutti i rossetti MAC. Questa è la fascia di MAC. Qui ci sono i nude e qui ci sono i colori più forti. Qui abbiamo i rossetti La Masca, che ne sono tre, i Mulac. Un Kiko che ho abbandonato lì perché non lo uso mai. Quello è un sample di Armani. Poi qui ho Makeup Forever, Stila, Dolce & Gabbana. Qui un limite, tutti i limited edition di MAC. Poi qui ho le palette. Queste sono di Wycon. Una MAC, c'è un'altra di Wycon sotto. Una piantina che mi ha regalato la mia amica Roberta per la convalescenza. C'ho questa figata qui che ho trovato in giro per Napoli ed è comodissimo. Entrano tutti i cotton fioc e i micro brush. È veramente fantastico. Poi porta dischetti, la mutina onnipresente.
Qui abbiamo invece lo specchio Babyliss, che non attacco perché la luce qui è veramente molto fioca, fa schifo, quindi lo lascio qui. Mi piace perché c'ha questo ingrandimento, vedete che è eccezionale, 8x. Da Tiger ho comprato queste cose qui, che servono appunto per abbellire fondamentalmente. Qui ho scritto Day perché ci sono tutti i prodotti che utilizzo quasi tutti i giorni, più o meno, che sto testando. Poi abbiamo queste due che ho comprato sempre da Ikea. Qui c'ho i pennelli occhi da lavare, e questi sono quelli viso. Lì c'ho delle varie pinzettine che mi possono servire. E poi abbiamo lei, che è la cassettiera che mi piace di più. Allora, questa qui in realtà sono due cassettiere formate da questa e da questa. Tutte e due le ho comprate da Muji, che è un negozio giapponese. L'ho comprata a Roma, però vende anche online. Però sono molto resistenti, cioè il plexiglass è veramente molto resistente. Costano, perché non costano poco, però vi assicuro che sono eccezionali. Queste sono più basse rispetto a queste, infatti tornando indietro prenderei queste. Mentre questa qui, sempre dai cinesi, l'ho comprata. Allora, diciamo che qui ci sono tutte le mie tinte labbra, anche qui e anche qui, perché io sto in fissa, ho le tinte labbra, mi trovo da Dio e quindi le ho messe qui. Quindi che abbiamo qui? Le tinte di Nouba, Lime Crime, MAC, Pupa. Qui dietro ci sono quelle di Kiko, quelle limited edition di cui vi parlai. Qui invece abbiamo quella lì che si peel off. Qui dietro in realtà ci sono tinte che utilizzo molto meno. Passando al primo cassetto, qui ho messo queste due, anche se si incastrano, però non ho il coraggio di buttare gli scatoli. Io odio gli scatoli, butto tutto, solo che questi due non riesco. Qui invece abbiamo degli stick che non c'entrano veramente niente. Qui abbiamo tutte le tinte che ho di Wycon. La maggior parte, cioè qua stanno tutte le tinte Wycon più queste due che sono della Bourjois, che ho comprato a Londra. Qui ho gran parte dei correttori professionali e non, Makeup Forever, MAC, Maybelline, MAC, Color Caramel, Touche Club, Pupa, Double Wear, Kiko, vedete, cioè ci sono un po' tutte le marche. E qui ho tutti i matitoni stick, quindi ho prevalentemente quelli di Kiko, che ho sempre comprato in offerta, devo dire la verità. Questi qui sono collezione limitata, Pupa, questo qui è bellissimo, Makeup Forever, che non fanno più così, NYX, NYX, comprati su eBay un bel po' di tempo fa. Qui ho gran parte delle matite occhi, dico gran parte perché ne ho un'altra parte da un altro lato, che però quelle lì sono l'anticamera della morte, perché non li utilizzo, non mi piacciono, quindi moriranno da qualche parte. E qui invece sono tutte le mie matite labbra, e ci sono tutte le marche, anche qui, Wycon, MAC, le pastello di neve, questa candela sempre in tema con quelle da Ikea, il mio comodino che è formato da questo qui, che è un Buddha comprato in Thailandia, e questa è una luce. Lì dietro ce ne sono un po' di cianfrusaglie che non vi mostro. Questa è la prima cassettiera, lì c'è un disastro che diciamo cerco di non mostrarvi, però sappiate che non sono molto ordinata, solo col make-up sono ordinata, però lì sotto appunto ci sono cose burocratiche, di lavoro, insomma. Ta-da! Questo è il cassetto dei pigmenti. Questo Separé l'ho comprato sempre da Ikea ed è quello delle spezie, lo trovo utilissimo. Quello che non trovo molto utile sono questi cassetti, perché non escono mai completamente fuori, infatti là sotto è un casino cercare la roba. Questi, come potete vedere, sono tutti i pigmenti di MAC che ho, li utilizzo tantissimo, veramente quasi tutti li utilizzo. Qua ci sono i glitter, mentre qui, vabbè, Sugar Pill. Questi qui sono dei sample di MAC che mi hanno dato, che io ho messo in queste jar, in modo da avere tutti i colori. Secondo cassetto, qui ho principalmente tutti gli ombretti in crema, quindi vabbè, questo è Random qui, che è l'eyeliner di Pupa, che con cui mi sto trovando benissimo, quindi l'ho lasciato qui. Qui ci sono gli ombretti Kiko Limited Edition, gli ombretti Nabla, questi sono gli ombretti Wycon Limited Edition e non. Qui invece abbiamo quelli di Maybelline.
sono tutti questi, anche questi mi piacciono tantissimo. Vi ho fatto anche un video, li comprai anche online. Poi questi sono i Makeup Forever, che più, MAC. Questo l'ho comprato da poco, che è quello Lush. L'ho pagato troppo, secondo me. Vabbè, comunque, questo lo adoro. È una collezione limitata di Pupa, è fantastico. Questo qui è H&M, non l'ho ancora utilizzato, è un eyeliner oro. Poi, qui che cos'ho? Ho le palette di Urban Decay, le Naked, quelle che solitamente utilizzo tutti i giorni. Quindi ho questi qui, Naked, questa dell'Acqua Studio, vedete, l'ho scelta io i colori. E poi sempre la Naked Basic, e poi questa qui io utilizzo quasi sempre, tutti i giorni. Ve la mostrai in un video, insomma l'ho utilizzata tantissimo, mi piace da morire. Poi, altro cassetto, questo è quello dei desideri, perché abbiamo tutte le palette. C'ho la maggior parte delle palette, ce le ho qui, quelle che utilizzo di più, anche quelle che utilizzo di meno, tipo queste qui di Sleek, le utilizzo sempre meno. Poi gli arcobaleni, che comunque utilizzo a volte sì, a volte no. Qui abbiamo sia le palette professionali, quindi abbiamo palette MAC vecchie, cioè nel senso con la confezione vecchia. Questa è l'unica che ho nuova, e ho anche quella di blush nuova, cioè quella che si vede dentro, che sta qui, eccola qui. Poi qui ho le due palette NARS, questa per il viso, quella per gli occhi. Qui Urban Decay, qui ho diciamo la mia collezione di palette, la Zoeva, questa qui, Sigma. Poi abbiamo qui tutte le palettine che adoro, di Too Faced. Poi abbiamo Neve Cosmetics, Stila, questa è una delle mie palette preferite, è fantastica. Sugar Pill, questa qui che mi sono fatta io con i colori blu, la Z Palette, però sono i MAC dentro. Sempre Nabla, queste sono le tre Nabla. Ah, poi c'è la mia Visart, che adoro follemente. Qua abbiamo un macello, perché? Allora, qui ho blush in crema, più professionali, fondotinta che poco utilizzo, o fondotinta ricarica, tipo ho una CC cream della Sobioetic in più, la tengo qui, un mascara della Elizabeth Arden che non ho ancora aperto, quindi ce l'ho qui. Qui ho tutti i temperini, e ho due sealer per sopracciglia e per ombretti, che sono dei fissatori. Qui reparto labbra, c'ho tutti i balsami labbra, c'ho il Carmex, questo qui di Nuxe, lo scrub di Lush, insomma c'ho tutti, reparto labbra. E qui c'ho altri correttori, tra cui la Laura Mercier, e ce ne sono tanti, quelli che non sono entrati nella... in questa. Qui dietro ho cose che utilizzo veramente poco. C'ho la palettina dei colori che mi diedero all'Accademia, che utilizzo veramente poco. Una palettina di rossetti. E poi qui dentro c'ho tutto il reparto delle sopracciglia, quindi matite varie, con anche la colla duo qui dentro. Piegaciglia di Shuemura, che tengo riservato qui. E qui ho le due palettine professionali di Makeup Forever, che sono quella di fondotinta e i flash color. Ultimo cassetto, abbiamo tutti i fondotinta, diciamo professionali, che utilizzo su spose, eccetera eccetera. Anche fondotinta meno professionali, che però diciamo non sapevo dove mettere, li ho ficcati tutti qui dentro. Abbiamo Makeup Forever, la Masca, MAC ne ho di diversi, anche questo è Pro Longwear, questo Hydra Bioniche, anche questi sono la Masca. Poi abbiamo questo qui di Kiko, Dior, Bioniche sempre lifting, di cui che vi avevo già parlato, le basi Bioniche sono eccezionali. Questo qui che ho comprato a Londra, il numero 7, la marca. Poi Paula P. Poi ho questi qui di Estée Lauder, i Double Wear, sono i fondotinta con la pipetta, quindi qui abbiamo Armani e Bioniche. Questi due li volevo mettere vicino, però non c'entravano. Dominante di Armani. Ora, qui dietro ho tutte le acque micellari, struccanti vari, bifasici, che ho in più.
Come dicevo, lì c'è un disastro totale. Vi mostro solo che quella è la borsa che io utilizzo, la borsa, la valigetta che utilizzo quando vado a fare le spose, eccetera, eccetera. Qui c'ho disinfettante pennelli, queste cose qui, spazzatura piena che devo svuotare, però non fa niente. E passiamo qui. Qui ho la lampada per le unghie, e qui ho le limette e poi qui ho gli smalti che ho sempre voluto mostrarvi. Questo è lo scatolo dell'IMAP, del ricarica telefono. Gli smalti Laila, con cui mi trovo abbastanza bene, anche se voglio trovare quelle che fanno una sola passata e si mettono in forno, voglio trovare un'alternativa perché alcuni non durano niente, altri durano di più. Ritorniamo qui, che questa cassettiera piccola, che non è la stessa serie di questa qui, ma è un altro tipo di cassettiera, sempre da Ikea l'ho comprata. E l'ho comprata perché? Perché in questo cassetto qui, che è il primo, ci ho messo diciamo un po' di cianfrusaglie, però qui ci sono tutti i prodotti che sto testando, quindi ce li metto tutti dentro e piano piano li caccio e li utilizzo. Mentre in quest'altro c'è il cassetto capelli, capelli che utilizzo diciamo più frequentemente, quindi ci sono shampoo a secco, oli vari, prodotti per i capelli in generale, la spazzola, insomma, piastre e così via, che io attacco sapientemente lì e mi faccio i capelli. Eccoci qua con l'altra cassettiera. In questa cassettiera abbiamo i prodotti viso che utilizzo di più quotidianamente, che sono appunto prodotti Sobioetic. Questo anche lo sto utilizzando parecchio, l'H&M, questo è il mio correttore preferito. Questi qui di neve li utilizzo un po' meno, però li ho messi qua, era l'unica parte dove entrava. I fondotinta matte per l'acne di Bioniche e poi qui abbiamo tutti i blush. Qui ci sono i blush di neve, Sleek, H&M. Poi qui abbiamo tutti i blush in crema, ad eccezione di qualcuno che non è entrato. Qui ho tutti i primer occhi, tutti quelli che ho. Quindi ho sia quello per i glitter che quelli normali, quelli shimmer e così via. Secondo cassetto abbiamo cipria. Abbiamo reparto cipria, che questa è quella di Armani, MAC. Qui c'è il reparto illuminanti. Illuminanti, anche se qui ci sono dei fondotinta che non sapevo dove mettere, quindi l'ho messo qui, anche qui una cipria. Olè! Qui c'è il disastro più totale perché io sono una malata di pennelli, ne ho di tutte le forme e continuo a comprarle perché è una malattia quella che ho, lo so che è una malattia. Quindi qui ci sono quelle lì per le polveri, quelle per le creme, mentre qui abbiamo reparto occhi. Qui ci sono tutti i pennelli occhi che ho nei cassetti perché così non prendono polvere. Qui ci sono dei mini size delle ciprie e qui abbiamo tutti questi pennellini, cose del genere che io metto nella pochette di ritocco che do alle spose. Quindi qui e qui ci sono poi le pochette che do ed è un mix di cose. Ultimo cassetto, questo è un cassetto un po' più vuoto. Perché? Perché comunque ci sono prodotti che io utilizzo poco, poco. Ci sono due piegaciglia lì. Qui ho i gloss di Studio 13 che non mi piacciono, quindi non li utilizzo quasi mai. E qui ho dei rossetti random che utilizzo veramente molto molto poco. Queste sono le palette, ricordate, vi fece un video come fare la palette di rossetti, ve la metto da qualche parte, ma era veramente poco professionale perché poi dopo ho capito che si possono anche sciogliere. Andiamo in quest'angolo qui, che anche qui è un disastro, ragazzi, scusatemi, ma io un po' sono disordinata, quindi perdonatemi. Qui abbiamo un'altra cassettiera, che è quella dei gloss e dei rossetti che utilizzo un po' meno. Su abbiamo le due baci che utilizzo meno perché non riesco a temperarle, con nessun temperamatite, le ho tentate tutte. Ho deturpato questa qui, che era la mia preferita. Poi lì dietro trovate la bacheca, vedete che gli smalti sono anche un po' separati perché non li utilizzo più, cioè fondamentalmente vedete quasi sempre non ho smalto, anche perché in questa cassettiera qui, quegli ultimi cassetti sono anche di smalti, ho fatto già una cernita, però ne ho ancora tanti da smaltire perché comunque non li utilizzo. In questo cassetto troviamo delle palettine che utilizzo pochissimo, che non volevo mettere nell'altra cassettiera.
perché sono palette che in realtà veramente le utilizzo poco. Questi qui invece sono tutti ombretti che si sono seccati, che sono vecchi, che però io voglio tentare in qualche modo chimicamente di riaggiustarli. Anche qui abbiamo altri ombretti, tre ombretti che utilizzo un po' meno, anche se nemmeno tanto meno, perché comunque qui ho altri ombretti che mi ricordo di avere, so di avere, specialmente quelli di pupa che occupano un sacco di spazio. Qui invece abbiamo il reparto mascara e eyeliner. Diciamo che in mascara ci sono alcuni secchi, altri nuovi che non ho ancora aperto, tipo questo di pupa. Qui invece ci sono tutti gli eyeliner che devo sistemare un po' meglio perché non entrano più bene. Questi sono quelli di Lime Crime, che anche qui non riesco a buttare scatolini. E questi sono gli stickers labbra, che non ho mai avuto il coraggio di utilizzarli perché ho paura che non, di saperli mettere male e rovino tutto. Qui invece abbiamo reparto skincare, quindi skincare, primer e così via. Qui ci sono tutte le creme viso, diciamo parte delle creme viso, perché altre le ho in bagno, che ho a contorno occhi vari. Smashbox, che utilizzo tantissimo, anche questo di Sephora è molto valido. Poi qui appunto ci sono altri prodotti per il viso. Questa è l'Acne Taz Like pieno che ho, e poi qui abbiamo la Strawberry MAC, che è una crema illuminante pazzesca, il primer, questo qui che utilizzavo tantissimo all'inizio dell'Urban Decay, è molto bello, leviga tantissimo la pelle. Questo invece è il cassetto delle ciglia finte, in realtà ne sono due. Qui abbiamo tutte le ciglia finte a ciuffetto che utilizzo principalmente per le spose. Qui dietro invece abbiamo le ciglia un po' più particolari, queste sono le Lure, anche queste, volume, quelle mezze. Qui ci sono le Paper quelli ricamate self. E poi c'è un altro cassetto di ciglia finte, anche qui ci sono un po' di mix, perché ci sono sempre quelle un po' più portabili, quelle di MAC più particolari. Scendendo abbiamo dei cassetti riguardanti nail art e smalti vari. Zac. Qui abbiamo tutti gli smalti. Che cosa ho fatto in realtà? Io mi sono creata gli swatch, ok? Perché così guardavo lo smalto e lo sceglievo. Ultimo cassetto, che cosa abbiamo? Allora, prima di tutto qui ho una palette di ombretti, un disastro, di Fabiana. Perché quando viene qui spesso giochiamo a truccarci, e questa è la sua palette di ombretti con il pennello che gli ho regalato, che abbiamo nascosto qui perché sennò viene Vincenzo e fa un disastro. Quindi questo è il cassetto dove quella è nascosta qui, lei sa che è nascosta qui e la prende. Qui abbiamo gli smalti, diciamo curativi, quindi che abbiamo sempre questi che trovo eccezionali di Orly, che sono rafforzanti. Smalti, qui abbiamo gli smalti trasparenti però con i glitter. Quelli calamitati, quelli là che fanno l'effetto questo qui. Qui che cosa abbiamo? Questa cassettiera qui che tra poco vi mostro, ma qui dietro ho delle spugnette da lavare, queste altre spugnette anche da lavare che sono quelle lì che utilizzo di più, diciamo come appoggio quando trucco. Qui invece appunto abbiamo questa cassettiera che è formata da 5 cassetti. È bellissima, molto molto utile. Qui ho tutte le lentine a contatto strong, ok, per i video tutorial. Secondo cassetto ho le creme idratanti corpo. Qui invece ho il delirio più totale perché ho tutti i campioncini che utilizzo quando vado fuori. Idem qui, che sono quelli là, viso, corpo. Niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto e vi inserisco in info box tutti i nomi della postazione, queste cose che ho comprato da Ikea. Alla prossima, ciao!